Dopo 25 anni di attesa, la Casa dello Studente di Chieti è stata restituita alla città. La Casa dello Studente, progettata dagli architetti Lambertucci e Innamorati, si sviluppa su 7 piani e si compone di 49 posti letto distinti in 23 camere doppie e 3 singole, tutte dotate di una generosa illuminazione naturale e di una piccola loggia accessibile. Sì, oggi è una giornata importante perché finalmente l'ATER di Chieti restituisce alla città di Chieti, ma all'intero comprensorio regionale, la Casa dello Studente, una struttura che era stata ideata ormai 25 anni fa e che era rimasta bloccata anche a causa del commissariamento dell'ATER Chieti nel 2014. Grazie al consiglio di amministrazione nominato nel 2019 si è riattivata tutta la procedura tecnico-amministrativa per la ripresa dei lavori e successivamente, grazie a un contributo regionale e anche a un impegno di spesa direttamente dell'ATER Chieti, finalmente oggi abbiamo la conclusione dei lavori. Tornando alla struttura, nei piani dove sono ubicate le camere sono state realizzate delle aree comuni, soggiorni e cucine ad uso degli ospiti. Al secondo livello della struttura c'è un'area destinata a palestra ed iniziative di benessere fisico, mentre al primo livello è stata realizzata un'area relax e TV dove gli ospiti potranno trascorrere momenti di riposo e convivialità. È un'opera friendly, perché friendly per i diversamente abili, da ogni angolo del palazzo è possibile accedere anche con difficoltà motorie. È una struttura di 49 posti letto, di cui 23 doppie e 3 singole. È una struttura che nella sua costruzione progettuale prevede un ricorso alla luminosità naturale attraverso un sistema di sbalzi architettonici. È una struttura che oggi noi abbiamo, come dire, immaginato di riavviare quel processo di riavvicinamento tra la città bassa e la città alta, in una logica di utilizzo da parte degli studenti anche della città, in un sistema diffuso di ospitalità che riparte da questa opera e che possa offrire agli studenti, alle loro famiglie, ma anche a altro personale del sistema universitario e non solo, la possibilità di alloggiare ad un costo, come dire, sostenibile all'interno di un sistema di servizi.